di Monte Stella, Monte Consolino, in un paleosuolo. Che cos'è un paleosuolo? Queste rocce, molto tempo fa, molti anni fa, furono emerse. Quando una roccia emerge e si sta al di sotto dell'aria, in ambiente subaereo, si formano i suoli. Quindi qualsiasi tipo di roccia essa sia, anche adesso, in questo momento, la roccia viene colonizzata dai muschi, dai licheni e da altri vegetali. Lì si depositano, a causa del vento soprattutto, del materiale più fine e si formano i suoli. In questo suolo, per l'escivazione dei minerali, per trasporto delle acque percolanti, dei fluidi circolanti, si sono arricchite di minerali. E soprattutto la limonite, che è quella che vedete in alto, goetite, quella in basso, ed ematite. Poi, se andiamo ancora avanti, vediamo questa qui sulla sinistra, l'ematite. A destra vi è dell'argentite e in basso a sinistra vi è dell'oro, come lo si poteva trovare qui. Le ultime ricerche, le ultime analisi che sono state condotte in questa zona non hanno però dato risposte riguardo ai minerali d'argento puri. Si sa che si batteva, però si coniava moneta, la moneta di Caolonia era in argento. Secondo Emilio Cortese, secondo Cortese, nel 1800, lui testimoniò nel 1880, alla fine del 1800, testimoniò di aver visto dell'argentite. E quindi, siccome non vi sono dubbi nell'ambiente scientifico riguardo la veridicità di Cortese, che era uno studioso molto bravo per quei tempi, certo non aveva le conoscenze attuali, ma per quei tempi era molto bravo, preciso, pignolo, oserei dire, per cui insomma non c'è motivo di dubitare che anche qui fosse presente del minerale di argento. La geomorfologia è stata la croce delizia della Calabria, di tutta la Calabria. La geomorfologia qui si condiziona per tre fattori, che sono l'alta energia del rilievo, si dice in termini scientifici. Queste rocce, quando hanno sbattuto fra di loro, in parte si sono innalzate in maniera così brusca da creare delle pareti ancora scoscese che non sono state riequilibrate dall'erosione. Sapete che l'erosione, l'acqua, il vento, la pioggia, erode le rocce più fragili e le trasporta a valle. Nel nostro caso, siccome si è innalzata e ancora continua ad innalzarsi, circa 3 cm all'anno, le rocce iniziano, le montagne continuano ad innalzarsi, sono... Il valore non è assoluto perché quello che si innalza poi viene eroso dagli agenti atmosferici. Quindi questa energia del rilievo ha fatto sì che la Calabria fosse così aspra, così bella ma così aspra, con una mancanza di collegamento, certamente. E nello stesso tempo il secondo fattore che ha reso caratteristica la Calabria è questo grande trasporto di materiali negli alluvioni. E sono talmente pieni di materiali nel nostro fiumare che hanno anche il letto superiore di larghezza superiore al chilometro. Sono estremamente didattiche e sono localizzate solo qui da noi. Il terzo fattore, che è connesso ovviamente anche alle fiumare, è il clima. Noi qui godiamo di un clima purtroppo dato da eventi impulsivi. E questi eventi, apro e chiudo subito una parentesi, si stanno ancora acuendo di più perché stanno cambiando anche per cause antropiche le condizioni meteorologiche. Quindi da noi ci sono delle piogge concentrate durante l'inverno per poco tempo, delle piogge brevi ma intense. Durante il resto dell'anno le piogge sono molto più scarse o addirittura nulle durante il semestre arido. Andiamo avanti. Le miniere in età antica non abbiamo avuto questa rimarcazione, questa conservazione delle miniere come è successo in altre parti del mondo, per esempio in Sardegna, ciò è dovuto a fattori diversi, ma soprattutto al fatto che ogni 100 anni in Calabria si è verificato un terremoto disastroso. Questo terremoto disastroso ha certamente obliterato, ha cancellato tutti i segni precedenti che c'erano riguardo le miniere. Ma come possiamo vedere, questo è un bassorilievo di epoca romana ed è una squadra di minatori. Ritengo, e non ho paura di sbagliare, anche perché secondo molti storici, Plinio il Vecchio, Strabone,
vi erano delle miniere in Calabria e credo che fossero specialmente concentrate in questa zona, in via Stilo, e nella zona di Longobucco, che ha molta affinità, Longobucco in Sila, molta affinità con Stilo, quasi le rocce che sono simili. Nel Medioevo, questa è una ferriera del Medioevo, è un disegno. I popoli, è vero che non è come si pensa usualmente, cioè i popoli viaggiavano, e viaggiavano molto, però se c'era la possibilità di utilizzare il materiale del posto per la trasformazione lo utilizzavano. La Calabria è stata sempre una zona ricca di boschi, la Sila si chiama Sila perché deriva da Silva e quindi era il bosco d'Italia. Andiamo ancora avanti. In età moderna questa è famosa, è l'entrata di una miniera. In età moderna fu però, la trasformazione avveniva sempre qui, come si è già visto. La cosa che ritengo giusto dire è che i Borboni fecero una legge restrittiva perché per fondere i minerali furono tagliati tutti i boschi dei dintorni, quindi la ferriera era itinerante, cioè si spostava dove c'era del legname da consumare, da ardere per fondere il minerale. E i Borboni fecero una legge molto restrittiva, forse migliore di quella di adesso, per il mantenimento del bosco, per la conservazione del bosco. Si resero conto che non bisognava poi distruggere completamente il bosco, inaridire i terreni, arredire la terra e far sì che non vi crescesse più nulla, quindi non vi crescesse più nulla significava affamare le popolazioni. Andiamo avanti. Le conclusioni. Le conclusioni sono di due tipi. Il primo tipo di conclusione mi interessa maggiormente, ovvero è che la ricerca scientifica fino a questo momento non ha escluso che ci possano essere dei giacimenti economicamente validi, cioè sfruttabili, e specialmente a stagno, quello che più credo sia possibile sfruttare, solo che il problema è che questo stagno dovrebbe essere ubicato a profondità superiori. Prima si è estratto il rame, quindi il molibdeno e lo stagno sembrerebbero concentrati più in profondità, e visto che la roccia immerge, questa roccia all'unità di stilo che contiene i minerali immerge verso lo Ionio, quindi verso il mare. In questo momento forse è un po' prematuro pensare a uno sfruttamento, da qui a pochi anni invece potrebbe essere pensabile farlo. L'altra conclusione che forse non mi compete, ma non posso non dirla perché certe cose si partecipano col cuore, si partecipano per passione. E le conclusioni che ne traggo sono di natura già archeologica, ambientale, ma soprattutto antropica. La valorizzazione delle risorse, la conservazione del patrimonio storico, naturale, paesistico, non può prescindere da una conoscenza. Conoscere significa far parte, appartenere, qualcosa ci appartiene. Noi qui abbiamo un'idea talica che lo Stato non sia un qualcosa che ci appartiene, la miniera non è qualcosa che ci appartiene. Beh, questo deve cambiare, non solo qui, credo che stia cambiando, ma deve cambiare in tutta la Calabria. E per questo, insomma, non vi leggo le conclusioni, ma auguro di tutto cuore che queste amministrazioni e noi tutti possiamo dare un contributo alla realizzazione del parco. Grazie. Grazie.